È una sera d'autunno e sul monumento ricordo di Carmela Borelli, che nella memoria dei sersalesi e non solo è un ricordo sempre vivo. Viene deposta una croce di fiori a suffragio di quella donna che aveva sacrificato la propria vita in cambio dei suoi due figlioletti. Riprende la tradizione di quella che fu la prima della Proloco, diretta nel 2002 da Ettore Gallo, fino al 2009, dopo una pausa di una manciata di anni, a far rivivere l'evento è Alessandro Galeano, presidente in carica. La premiata è una persona davvero particolare. Atleta pluripremiata a livello mondiale, campionessa paralimpica, e ben presto la scopriamo anche come una ragazza con una forza d'animo fortissima, è Nicole Orlando, nata e vissuta in Piemonte, ma una parte di sé la collega alla Calabria di suo padre, originario di San Giovanni in Fiore, nella provincia di Cosenza. La serata è moderata magistralmente da Karen Sarlo, volto conosciuto del TG3 Calabria. Tutto si svolge nella chiesa dell'Immacolata Sersale, che da lì a poco si riempie di fedeli. Magistrale è l'interpretazione della storia della mamma coraggio Carmela Borelli, che ha commosso l'Italia intera, interpretata dal bravo attore Mariano Sindaco, Riccio. Allora questa è un'altra edizione, è sempre un bel momento. Sì, buonasera. Sì, è l'ottava edizione, un premio istituito nel 2002 dalla Proloco di Sersale in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sersale, all'epoca retta dal sindaco Vera Scalfaro, che mi ha preceduto in questo impegno amministrativo, ideato insieme all'avvocato Tommaso Stanizzi, che anche questa sera è con noi. Quindi siamo giunti all'ottava edizione ed è veramente bello che questa edizione venga, diciamo, attribuita a Nicole Orlando, questa campionessa plurimedagliata, che è, diciamo, un'immagine bellissima dello sport, della passione, della volontà e della testimonianza vivente che quando c'è appunto l'impegno, la passione, l'amore, la voglia, non ci sono limiti che non si possono superare. Quindi è un bel messaggio che pensiamo di mandare anche ai giovani, a tutte le persone che quotidianamente sono impegnate nella loro attività. Quindi bisogna crederci e non bisogna arrendersi mai, come fa Nicole ogni giorno. È veramente un piacere enorme averla qua con noi insieme al papà. Lei vive a Biella, ma è originaria di San Giovanni in Fiore, quindi è veramente un bel momento che ci piace condividere con la nostra comunità. Nicole Orlando, ecco, ma tu sei stata pluripremiata in Sudafrica nel 2015. Allora Nicole, che ne pensi del fatto che ti hanno così insignito di questo premio Borelli, ecco, qua a Sersale? Spero di ricevere questo premio, perché di sicuro è una sorpresa, però non vedo l'ora di vederlo. Sì. Beh, allora a questa popolazione cosa gli vuoi dire? Grazie che mi avete invitato qua. Mi piace questo posto, però sono anche di Biella anche, però grazie che mi avete invitato, sì. Ma te qui hai i nonni, giusto, che sono di San Giovanni in Fiore? Sì, ho i nonni. Sei per metà calabrese? Sì, sono ovviamente, ho due cuori in metà, perché io sono piemontese, perché c'è mio nonno che è piemontese, anche la mia mamma anche, E poi c'ho anche una nonna Giovanna di Calabrese, è la mamma del mio papà. E la mia nonna, anche lei, che adesso non c'è più, che mi manca da morire, si chiama Fiorella. E lei mi dà ovviamente d'amore, mi dà la forza, ovviamente. Adesso devo seguire la mia strada, devo seguire il mio cuore e devo andare avanti. Ok, grazie Nicole. La mamma di Sersale. Carmela Borelli, come tante altre donne, si dedicava con generosità ai lavori agricoli, senza risparmiare sacrificio ai figli, i quali sin dalla più tenera età si erano abituati a condividere i travagli dei genitori. Il 21 febbraio del 1929 decise di partire nella tarda mattinata con due asini, carichi anche di grano, nella Marina, località Montilierto, per raggiungere il paese dove avrebbe potuto fare il pane
e portare un pezzo di panno di frandina ad un sarto perché le confezionasse un nuovo gonnellino. Aveva con sé due figli più piccoli, Costanzo, di 9 anni, e Francesco, di 5. Il tempo sembrava caldo, il cielo era sereno e ai suoi occhi la giornata si presentava propizia. Aveva percorso insieme ai suoi bambini alcuni chilometri di quella strada mulattiera, tutta ciottolosa e a tratti anche scoscesa, quando il cielo incominciò improvvisamente ad oscurarsi ed un gelido vento di tramontana portava con sé qualche fiocco di neve. La povera donna affrettava il passo, ma gli elementi sembrava che congiurassero contro di lei. Il vento diventava sempre più forte, la neve cadeva con intensità e in breve una terribile bufera investì madre e figli. I bambini, intrezziti dal freddo, rispondevano alle premurose sollecitazioni della mamma e camminavano affannosamente, proteggendosi con i miseri vestitini dalle raffiche di vento. Ma presto non furono più in grado di camminare. La mamma, in preda alla disperazione, se ne prese uno in braccio e continuò la marcia, inerpicandosi lungo la ripida e fangosa strada, e la sua resistenza e la sua forza furono superiori a quelle degli asini, uno dei quali, anche per il pesante carico, non fu poi in grado di camminare. E nei pressi del luogo, detto i Ceccavonieri, si accasciò al suolo, morendo poi assiderato. Un contadino, Felice Torchia fu Serafino, che percorreva la stessa strada per il ritorno, visto l'accaduto, la esortò ad abbandonare anche l'altro asino per camminare con maggiore sollecitudine e mettersi in salvo con i figli. Ma lei, sebbene esausta per il freddo e per l'ansia, non ascoltò tale invito con tutte le sue forze, quindi cercò di percorrere, tirandosi anche l'asino, l'ultimo tratto di strada per arrivare al paese che da lontano, di tanto in tanto, appariva in mezzo alla bufera, ormai ammantato di neve, come un tipico presepio. I bambini però non resistevano più al cielo e presto divennero freddi, mentre i loro occhi davano il segno dell'assideramento. La mamma, con forza istintiva, tentò l'impossibile. Si tolse gran parte delle vesti e ne coprì amorosamente i piccoli, in modo che la furia del gelido vento non continuasse a coprirli. Così, denudata ed esposta ai rigori del freddo, la sventurata si trascinò a stento, col dolce fardello del piccolo Francesco, fin quasi alle prime case dell'abitato, in un luogo un tempo denominato Enave, ai piedi del Monte Crozio, sormontato allora, quando non era ancora stata edificata la chiesetta, soltanto dalla croce piantata negli inizi del 1600 dal beato Antonio d'Olivadi. Ma le sue energie erano ormai consunte, le gambe stanche e gelate non le consentirono più di camminare. Si accasciò a terra, ai piedi di un annoso albero di castagno, mentre la tormenta di neve infuriava ancora implacabile e minacciosa. Pur consapevole che la sua vita stava per esaurirsi, cercava ansiosa un riparo dalla neve per i suoi figli. Volse il suo debole sguardo intorno, ma non trovò alcun aiuto. Né la sua voce poteva essere udita da qualcuno. Allora compì l'ultimo atto della sua tragedia. Voltatasi opportunamente, difese i bambini dal rigore della bufera, riparandoli con il proprio corpo seminudo. La neve continuò ad affioccare con più presto la madre e i figli, che da lontano solo a stento potevano essere intravisti. Intanto Felice Torchi, arrivato in paese, bussò alle porte delle prime case, avvertendo gli abitanti di correre subito in soccorso della donna che aveva lasciato in difficoltà lungo la strada, in mezzo alla tempesta, con i figlioletti. Subito alcuni pietosi compaesani, Megna Giuseppe, Riga Carlo e Cavallaro Luigi, nonostante l'imperversare continuo della bufera, accorsero sul luogo e trovarono Carmela adagiata sulla neve, che la copriva leggermente, con la vita quasi spenta e i figlioletti avvitacchiati alla madre, intrezziti, gelidi, ma salvi per il sacrificio di lei. I soccorritori, commossi per la scena, portarono subito in salvo i bambini in una casa adibita a panetteria all'inizio dell'abitato. Uno dei soccorritori, Cavallaro Luigi, portò a spalle la povera madre in una baracca di via Salvatore all'ingresso del paese. Dopo pochi minuti giunse nella baracca il medico condotto dottor Fortunato Serpino, chiamato da uno dei soccorritori, Gigliotti Pasquale. La povera donna, ormai in fin di vita, dopo aver esortato con flebile voce il dottor Servino a salvare i suoi bambini,
esalò l'ultimo respiro alle ore 16:20 del 21 febbraio del 1929, all'età di 46 anni. Grazie. A Mariano Riccio, che è un tema della nostra serata, di questo premio dedicato a questa madre coraggio, Carmela Borelli. E sono emozionata come mamma, e Carmela Borelli ne aveva 46 anni, io ne ho 44, e mi sono chiesta, pensando a come introdurre questa serata, caro sindaco, Salvatore Tocca, grazie per avermi voluto qui. E, mi sono chiesta, le mamme di oggi che sacrificio sarebbero disposte a fare per i propri figli, e se ci sono mamme coraggio anche oggi. E allora un parallelo l'ho trovato subito nell'attualità, perché questo al TG oggi mi è toccato comunicare la morte di questi cinque donne migranti arrivate con l'ultimo carico di disperati a Reggio Calabria. Cinque erano donne, e quindi queste donne che arrivano con questi bimbi in braccio, allora sono delle madri coraggio, così come pensavo alle mamme costrette a rivolgersi ai magistrati perché sottraggono i figli a queste famiglie di 'ndrangheta, allora penso che anche quelle sono mamme coraggio, quindi tante donne che ci ricordano Carmela Borelli. Ma questa è un'occasione importante e bella questa sera. E non solo il Comune ha deciso di darti questo premio, Nicole, ma anche la Prologo, il presidente che è qui alla mia destra, Alessandro Galeano. Nicole ha già ricevuto un premio ieri in Sila, la Calabria l'ama, soprattutto da quando ha scoperto che il suo papà ha origini calabresi, quindi... Benvenuta a questo importante evento dell'ottava edizione del premio Carmela Borelli in Madre Eroica. Grazie per la vostra numerosa presenza e quanti hanno accolto il nostro invito, associazioni, autorità civili, militari e religiose. È un immenso piacere che saluto e ringrazio un ospite d'eccezione, la cui presente in mezzo a noi la campionessa mondiale Nicole Orlando, il papà Giovanni e l'amico Pino Pipicelli. Vorrei rivolgere un particolare affettuoso ringraziamento ai nostri ospiti: il professor Antonio Viscomi, vicepresidente della Regione, Giovanni Giorno Leo, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, la dottoressa Karen Sallo, giornalista RAI, la professoressa Rosa Daudino e Francesca Carritano. Sì, nei contenuti, giusto per il piacere di riservare tanto spazio alla nostra Nicole. Sindaco Salvatore Tocchi, io devo dire intanto grazie a una persona per avermi fatto conoscere Serzale, il motivo perché sono qui, non solo Nicole ma anche Camilla Rubina, che sta portando le magiture. Serzale che collaborano volontariamente, che le Valli Cupe sono conosciute ormai e apprezzate in tutto il mondo. A lei la parola adesso. Dovrò ripetere qualche saluto, perché da padrone di casa, naturalmente non di questa casa, perché padrone di casa è qualcun altro, ma da padrone di casa come sindaco di Serzale, voglio assumere anche questo onore, che è un onore di portare i saluti a tutti i presenti. Saluto e ringrazio prima di tutto il presidente della Prologo Alessandro Galeano e tutti i suoi preziosi collaboratori, che sulla virtuosa scia tracciata dal presidente Ettore Gallo, che saluto, che insieme alla nostra amministrazione comunale guidata da la nostra madre eroica Carmela Borelli, esempio sublime di amore materno e di dedizione esterna, annoverata nella pubblicazione Santi tra noi del Sinodo Diocesano 1993-1995 dall'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace tra le 15 personalità da ammirare per virtù e santità tra l'800 e il 900.
Il pietoso episodio commosse l'Italia intera e alcuni settimanali, addirittura nazionali, tra i quali la Tribuna Illustrata e il Mattino Illustrato, dedicarono all'eroico gesto di Carmela Borelli le prime pagine ed ella divenne sublime ideale della maternità. L'articolo del Mattino Illustrato, corredato da un bellissimo disegno di Ugo Matania, grande pittore e illustratore napoletano, è esposto nel Museo del Risorgimento del Palazzo Carignano di Torino. 7ª edizione del prestigioso premio Sila, ideato nel 1990 da Pino Pipicelli, che saluto con grande affetto e con grande calore, il quale ha già comunicato ufficialmente ieri sera che la 29ª edizione del premio Sila verrà fatta a Sersano. Quindi grazie a Pino, a Don Valentino per la gradita ospitalità che è stata bellissima alla nostra chiesa. E soprattutto grazie a Nicole per l'onore che ci ha dato di averla in mezzo a noi, con l'augurio di conquistare sempre più prestigiose vittorie nello sport e nella vita. Grazie. Ti era un momento, il momento della consegna del cofanone che avverrà tra il sindaco e il presidente. Oppure le donne curde e i
in oggetti di schiavitù sessuale, usate e rivendute, e molte altre ne potrei citare, costituiscono un valido esempio di coraggio e eroismo per le giovani generazioni e per tutti noi. Con questi sentimenti e augurando pieno successo all'iniziativa, invio a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti, Piero Grasso, Presidente del Senato. Io sono il reggente del Comitato Paralimpico da circa un anno. In questi giorni siamo sotto elezioni e quanto prima avremo un nuovo presidente. Ahimè, ieri sera partecipavo a un altro convegno promosso dall'onorevole Lucera, Sport per Tutti. Quando il sindaco mi ha chiamato ho detto sì, vengo volentieri. Mi sono aggiornato, chi era Nicole, e ho visto, vi faccio i miei complimenti e del mondo paralimpico. Anche a nome del Presidente Luca Pancalli. Ieri sera parlavamo di sport e soprattutto io ho parlato del mondo della disabilità. Dicevo prima al professore Visconti, come fa a scendere in acqua un ragazzino in piscina se non c'è il sollevatore? Molti progettisti non si preoccupano, fanno il progetto, dopodiché non si curano dei dettagli. Siamo noi del mondo sportivo, della federazione, che andiamo a guardare i piccoli dettagli. Come possiamo pensare che molti giovani con problemi rimangono chiusi in casa perché qualcuno ancora si vergogna? Così, e che sono ansiosa di sentire di cose. Il premio è giunto alla sua ottava edizione. Nelle precedenti edizioni hanno visto protagoniste diverse donne. Nel 2002 il premio è stato conferito alla ricercatrice scientifica di Castrovillari, la dottoressa Simona Cigero, che lavora all'estero. Nel 2003 il premio l'ha ricevuto la vicequestore di Catanzaro, dirigente della Ligos, la dottoressa Marinella Giordano. Nel 2004 premio la dottoressa Pina Marelli, della Marelli di Rossano, presidente di Dress e Nokia di Parigi. Nel 2005 il premio ad Annana Rosa, giornalista parlamentare della RAI di Reggio. Nel 2006 Adriana Musella, presidente nazionale Associazione Coordinamento Antimafia di Ferimenti. Nel 2007 alla calabrese Alessandra Lucchino, campionessa italiana di scherma nativa di Lamezia. E infine nel 2009 il premio è stato conferito da Maria Bruni, neurologa, ricercatrice e direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica e Sanità, nonché componente del Consiglio Superiore. Premio Carmela Borelli 2017, Madre Eroica di Sersale a Nicola Orlando. Siamo lieti di consegnare un premio che simboleggia l'eccellenza, la determinazione e la sensibilità, oltre alla grande umanità, all'atleta di caratura mondiale Nicola Orlando, di origini calabrese, una ragazza, una donna, che ha raggiunto ottimi risultati nell'ambito dello sport, quale campionessa paralimpica, ma anche come campionessa di simpatia televisiva. Due per tutti, Ballando con le Stelle e Festival di Sanremo. È ancora oggi che alcune persone, alcune donne, per emergere fortemente nel campo delle proprie scelte e delle proprie passioni, specialmente con riguardo al Nicola, devono mostrarsi non soltanto più temerarie, quanto più tenaci al di sopra di ogni altra normalità. Non possiamo che esprimere la nostra ammirazione e riconoscenza per il grande successo che ha ottenuto e ottiene tuttora nel ruolo della vita che gli ha affidato. Grazie anche e soprattutto alla sua caparbietà che non esclude. Il 4 novembre 2017 il presidente della Provolto, Alessandro Galeano, il sindaco di Sersale, Salvatore Torcia, e il delegato alla cultura, avvocato Tommaso Stanizzi. Quest'anno omaggiamo la nostra premiata con una meravigliosa opera e scultura in ferro battuta realizzata dal nostro artigiano sersalese Campino.
Salvatore. E ti emozioni con noi a Sestale. Allora, raccontaci un po', vogliamo sentire la tua voce. Intanto, come hai fatto ad ottenere tutte queste medaglie? Quanto ti alleni? Quanto sacrificio c'è dietro queste medaglie? La tua storia
articolo di Alessia Cruciani, una collega giornalista, e quattro mani avete scritto Vietato dire non ce la faccio, questo libro che racconta un po' la tua storia, racconta di questo cromosoma in più che hai, che è il cromosoma della felicità. Sì, perché io ho un cromosoma in più, ho la pace in più e io non voglio mai, perché io voglio far vedere chi sono ovviamente e sono anche orgogliosa di essere italiana. Tenace ha incontrato Papa Francesco. E cosa hai detto a Papa Francesco? No, perché quando ho visto Papa Francesco, sì, quando l'ho visto in persona ho il lacrime di gioia, mi vuole far fare dentro, ecco, di vederlo. Poi ho dato leoncino che porta fortuna e poi ho dato la mia poi ho dato Gaia Dett di Frisdir, di Federazione, che è la mia squadra d'Italia con i miei compagni, ecco. E poi ho dato la mia cartolina, che è la mia foto, io con lo Stefano, di Bernardo, una cartolina. E dietro ho scritto un autografo a Papa Francesco. dietro la cartolina ho fatto un autografo per Papa Francesco. E cosa hai scritto? E io ho scritto: continua così, il lavoro spacca. Senti, ma la concedi la mia amicizia su Facebook? Io sono stata davvero. Mi concederai l'onore della tua amicizia su Facebook? Tu sei una bella donna eccezionale. E quei balli
quelli balli che ho fatto, le mie performance, come si chiama lei, là in fondo, nelle tribune di Ballando, c'è una persona che è molto speciale per me nella mia vita, è la mia nonna, Fiorella. Sembra una frase facile, ma in realtà non lo è, una frase difficilissima, perché mi pone la domanda: che sogno stiamo seguendo? E mi ricorda che c'è un vecchio detto che dice che il sogno di uno è il sogno di uno, ma il sogno di molti si chiama politica. E allora anche stasera quello che abbiamo fatto in realtà è una grande pagina di buona politica. Non abbiamo parlato di soldi, di film, di sport, abbiamo parlato su una questione molto più complessa: che mondo vogliamo costruire? Qual è il modello di mondo che vogliamo costruire? Abbiamo parlato di madri, Nicola ha parlato del valore della famiglia, abbiamo parlato di Bianchi, se ricordo bene il nome, del soldato bianco morto in Ambaradans. Abbiamo parlato di senso del dovere, abbiamo parlato di rispetto, abbiamo parlato di tante cose di cui forse parliamo poco. Forse in questo paese, ma soprattutto in questa regione, noi diamo di noi stessi una narrazione che è sempre pesante, negativa, tutto errato, le cose non funzionano, le cose non vanno avanti, le cose non possono cambiare. Oggi abbiamo scoperto una cosa diversa, che le cose cambiano se ognuno di noi si alza le sue maniche di camicia e inizia a fare il proprio dovere, piccolo o grande che sia. E parlavamo in macchina, e lei in macchina mi raccontava la storia di queste donne immigrate, profughe, morte, che hanno accompagnato i loro figli, e i loro figli ora sono qui e loro sono in una tomba. Mi raccontava queste storie di eroismo spesso dimenticato, spesso non detto, e mi raccontava delle donne di mafia che chiedono ai giudici di portare via da loro i loro figli, una madre che chiede al giudice di allontanare il proprio figlio. Questi sì che sono atti di eroismo. Atti di eroismo sui quali forse parliamo poco, riflettiamo poco, perché come diceva l'avvocato Stanizzi, è più facile aprire la televisione il pomeriggio e sentire le varie notizie sugli omicidi.
omicidi, sulle morti in famiglia, sugli abbandoni, sui tradimenti. No, quello che abbiamo fatto stasera è una grande occasione, non di celebrazione di una memoria storica, ma di un mondo che vogliamo ancora costruire, un mondo che è basato su valori forti. Per la prima volta in questi 2 anni ho sentito in un'iniziativa pubblica avvocato Stanizzi la parola valori, che è veramente quella, l'unica parola sulla quale dovremmo soffermarci e costruire la nostra società. La seconda parola, essere. Vi leggo un'altra frase che mi ha colpito e che porterò con me sempre, che ha scritto Nicole nel suo libro. Io non sono una persona down, io sono una persona con la sindrome di Down. E non è la stessa. Spesso c'è ancora gente che si vergogna della condizione di disabilità. Io non condanno le mamme o i genitori che si vergognano della condizione di disabilità, condanno tutti quelli che presumono di essere normali e che quando guardano una persona disabile dicono è un disabile, non ha una disabilità come Nicole ci sta insegnando. Quindi il vero problema non ce l'hanno loro, siamo noi che dovremmo vergognarci quando non riusciamo a distinguere tra ciò che una persona è e ciò che è una persona. Lo facciamo anche quando pensiamo che una persona che è ricca di soldi è una persona bella. Non è così, ha molti soldi, ma quello che è dentro è tutt'altro. E la stessa cosa vale per la persona che ha una disabilità, non è disabile. Ecco la marcia in più, e la marcia in più non sta nel cromosoma in più, sta nell'aver compreso, nell'aver urlato, perché Nicole, questo e i suoi genitori, l'ho detto prima a Giovanni, mio padre, mi sono complimentato con loro, perché se Nicole è così, i suoi genitori hanno una parte importante e va riconosciuta e va, come dire, sottolineata ed apprezzata questa loro parte. Hanno capito che la marcia importante è riconoscere che una persona è per quello che ha dentro, per il cuore che ha dentro, per l'intelligenza, per le cose che si porta con sé. Alla fine ci resterà soltanto quello che avremo nella nostra testa, nel nostro cuore, quello che sapremo fare con le nostre mani. Tutto il resto può scomparire da un momento all'altro, non è quello che ci identifica. La terza parola è il titolo del libro, faccia, vietato dire non ce la faccio. Quante volte invece noi ci crogioliamo a non dire non cambieranno le cose, saranno sempre così, non ce la faremo mai. E allora Nicole ci sta dando un grande insegnamento, vietato dire non ce la faccio. Questa è la frase che dovremmo dire come genitori, ve lo dico come genitore, prima ancora che come politico, come docente, come insegnante, dovremmo dirlo in qualunque momento, dovremmo metterlo come motto. Vietato dire, dal vietato vietare di una volta, che spesso viene ripetuto in modo così acritico, dovremmo scrivere vietato dire non ce la faccio, ce la possiamo fare, le cose possono cambiare, perché non abbiamo bisogno di eroi per cambiare le cose, abbiamo bisogno di riscoprire dentro noi stessi la forza di cambiare le cose. E come la riscopriamo questa forza? Beh, vedete, in questi 2 anni mi sto rendendo conto che il problema della nostra regione non sono i soldi, quello è un falso problema. I soldi ci stanno, anzi li restituiamo spesso indietro alla comunità europea. Quindi, per favore, fin quando noi restituiamo i soldi, anche un euro, all'Unione Europea, nessuno si azzarda a dire che in questa regione non ci stanno i soldi. È una contraddizione, non lo diciamo. In questa regione, quello di cui abbiamo bisogno è riscoprire la nostra storia, la nostra memoria, la nostra identità che abbiamo perso. Siamo comunità frantumate, fragili, siamo comunità inesistenti. Quando Salvatore Torchia mi ha chiesto di partecipare, io ho accettato subito, e per questo il motivo per cui mi trovo amico di Sersale, perché a Sersale continua ad esistere una comunità, un'identità di comunità che in molte zone della nostra regione si è persa, perché abbiamo perso memoria. Secondo voi è così rilevante il fatto che una comunità voglia celebrare la memoria e perpetuare la memoria di Carmela Borelli? Secondo voi è così irrilevante questo fatto? Secondo me è importantissimo questo fatto. Mi meraviglia che non ci sia il logo della Regione Calabria qui. E spero che dal prossimo anno ci sia il logo della Regione Calabria, sindaco, su questo. Perché Carmela Borelli non è un vostro patrimonio, è patrimonio della Regione, è patrimonio della comunità. Nuove generazioni, di quelli che crescono con il mito di Maria De Filippi, di uomini e donne, della pubblicità, dell'uso e abuso del corpo,
dell'uso e abuso degli altri che sono strumenti per i miei fini personali. Chi era l'avvocato che diceva protezione, la parola protezione? Forse questo è il punto. Allora forse dovremmo riscoprire una capacità di una società che protegge se stessa, proteggendo i suoi soggetti più deboli, come i bambini, per esempio. Allora è questo che stiamo facendo oggi pomeriggio, non celebrare Carmela Borelli e il suo gesto eroico. Stiamo cercando di ragionare su come andare per avanti per il nostro futuro. Quello che stiamo costruendo qui è una pagina di buona politica, perché stiamo riscoprendo la nostra memoria, la nostra storia, la nostra identità, e grazie a questa memoria, a questa storia e a questa identità andremo avanti. E allora, e chiudo, tanto per rispondere alle due provocazioni, diciamo, ufficiali che mi sono state fatte, non è possibile che questa regione continui a finanziare i film sulla mafia o sulla 'ndrangheta e a dare di questa regione una certa immagine. Io credo che Film Commission debba prendere in seria considerazione l'ipotesi del film su Carmela Borelli. Tra l'altro lo sta già facendo, perché questa nuova esperienza di Film Commission ha finanziato un film che è in questo momento in diffusione, che riguarda la storia del manicomio di Girifalco, che è la storia di una comunità, di un'identità, di un'esperienza che tutti noi consideriamo banale, no? Anche nel mio paese si diceva Girifalco per dire il paese dei pazzi, ma è una storia anche scientifica, culturale, medico-professionale di eccellenza da quando è nata, che pure abbiamo dimenticato, ed hanno fatto un film con l'associazione culturale Kinema che è stato cofinanziato dalla Film Commission. La Film Commission serve se non solo produce un risultato turistico, no? Pagando le fiction che sono fatte al porto di Tropea, tanto per dirne una, o pagando in questo momento o sostenendo la produzione di un film sul sequestro di Paul Getty in Calabria, da una produzione americana, da miliardari con tutte le produzioni americane, ma si aiuta questa comunità a riscoprire se stessa e la sua storia. E chiudo anche con la provocazione positiva che deve essere accolta da parte del Presidente del Comitato Paralimpico Regionale. La condizione dei disabili o dei diversamente abili, scusate, forse dovremmo iniziare anche a usare questa espressione un po' più corretta, è un punto debole del sistema regionale, non di questo, di tutta la storia del sistema regionale calabrese. Questa regione fa finta che le problematiche del disagio sociale connesse, esistenziale, personale, culturale e così via, ma del disagio connesso alla condizione di diversa abilità siano da scaricare sulle famiglie. Non è così. Non è così per lo sport, non è così per la scuola. Non più tardi di venerdì scorso io ho incontrato i presidenti delle province proprio per riprendere il discorso sul finanziamento per il sostegno scolastico dei disabili, che è un finanziamento in Calabria estremamente ridotto perché guarda alla storia, ai numeri bassi della storia, nei numeri ora sono particolarmente alti alla presenza dei disabili nelle scuole e nelle scuole calabresi. Quindi le rispondo dicendo che il tema è delicato perché le risorse non sono infinite, sono scarse, ma all'interno delle risorse scarse bisogna fare delle scelte, e qui bisogna parlarci chiaro e bisogna capire che queste scelte non devono essere occasionate dall'urgenza del momento, dalla presenza dell'amico del politico di turno, ma deve essere condizionata da un modello di società che vogliamo costruire, e il modello di società che vogliamo costruire è un modello di società che include, che protegge, ma soprattutto include tutti coloro che vivono delle situazioni di diversa abilità, perché è su questo profilo che si misura il livello di civiltà di una comunità. E allora io ringrazio gli organizzatori, la Prologo, il sindaco, il delegato, l'avvocato Costanizzi, il delegato per la cultura, per essere stato invitato qui da loro, perché mi hanno dato un'occasione di maturazione mia, di apprendimento mio. Non sono qui, non sono venuto qui con i numeri da dire, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, ma per dirvi grazie perché mi avete obbligato a riflettere su una realtà sulla quale le emergenze di tutti i giorni spesso ci spinge a non guardare, a non riflettere o andare velocemente altrove. Credo invece che oggi stiamo riflettendo su due elementi importanti: riscoprire la nostra storia, e noi l'abbiamo persa nel corso degli ultimi 20-30 anni, riscoprire la storia delle nostre comunità e capire che il livello di civiltà non si misura dal prodotto interno lordo, si misura sul livello di inclusione che noi riusciamo ad assicurare alle fasce più deboli, perché quell'inclusione misura il nostro livello di felicità. Il livello di felicità è quello che dobbiamo mirare, non soltanto il prodotto interno lordo di una regione o di un paese. Grazie.
L'istituto comprensivo Giuseppe Bianco, dirigente. Istituto superiore, io sono con i ragazzi. Porta a capo una sarcina di legna e a scolare a poco un ciglio.
piazza, giusta e più piazza. Duce duce cade pannizziando ali del torno, d'anima viva non si sente voce, perde lo osco sempre più contorno e muore a casa di salvamento arriva, a osa di chiumera come diva. Matura che perdoni, una tempesta da nive qua lottata si scatena, fisca lo vento tanto forte mina che pare che si impesa la foresta, salti di appassi dei giganti aneglia, ed ogni cosa gruovi che commedia. O maschio, de freddo e de paura, cielo, ammienzo che la sorta di vera, chiancia che la tua povera creatura, era mamma, s'affriccia e se dispera. Posano bene e a mezza gamba affonda, asa che laggiù o posa e torna in pugna. Povera mamma, giuca buona a lutta, fa cruento, chi la frigge e appetta, chi mo l'avanti e mo l'arreda a lutta, chi mo l'addesce e mo l'ammanca a iette, non ne può più, spone la ligna in braccia, si piglia lo figlio e si lo abbraccia, figlio malice, figliarella mia, ancora c'è di voi per m'arrivare, ancora è lunga e tanto lunga via, ma non c'è giro e non ne scompirà, ma Madonna ne vede e non abbandona, è pure mamma e d'animo le dona. Giusto vengo da lontano, sono Anna del Maria, la fretta si trascina fino al monicello della cola e che se giova da vicina una lampadoglia le vanno ambigiata, che a luce una Madonna condurata, con forma arriva, i figliari e spore, se cacciano pancale la famiglia, un maschio luce il cuore che la figlia, resta quella cammisa e lui impune, gemma, batte le gambe una a una, ma chi è mamma, e non se ne manca d'una, e cade in terra gli occhioni, a croce si va dicendo, dolorata bella, sua figliarella mia, sa figliarella, salva le donne, che sogno che t'alluccia, mia Madonna mia, ricordami, saliva come croce che mi scinna, ma dirvi no, su sangue del suo sangue iume, su carne del sua carne che segnera, Madonna mia, ricogliala a Carmela, ma salva se tu povere creature. Coraggio, figli miei, che non ci uccidi, due mamme che v'assistano veniti, e sopra chi l'affretti incontrata, si colza, che mi è più cautivare. Potea, ma non si può da mozzicare, e dove ha morato la teria inciubata, anive con vogliato di pagliare, e che li potrei si è salvato, a mamma no, l'ha chiaro senza iato, col musso ha puzzato lo follone, ciò mentre dava che lo sangue amato l'ultimo abbraccio, e l'ultimo vasone, le pianto, le miscio il nostro e alla bambina li resta un chiacchierato. Grazie. Allora, professore, questa sera abbiamo respirato una grande carica di umanità, ecco, diciamo nel sentire anche e soprattutto le parole di Nicole. Ecco. Allora, ci dica qualcosa. Dai. Sì, se stasera c'è qualcuno che può fregiare del titolo di professore in umanità è Nicole, anzitutto. E anzi, spero che molte persone possano leggere il suo libro perché è veramente una storia che ti prende dentro e ti fa riflettere su molte cose, ti fa riflettere sul fatto che il livello di civiltà di una comunità si misura dal livello di inclusione dei soggetti più deboli, ma si misura anche sul fatto che tutti noi sappiamo fare fronte alle difficoltà senza lamentarci. Come ha scritto Nicole, è vietato dire non ce la faccio. Quindi la vera umanità sta nell'alzarsi le maniche ogni mattina con la fatica che ognuno di noi fa e costruire un mondo in cui vale la pena vivere, per tutti, nessuno escluso. Allora possiamo dire che è assolutamente, come dire, negato a rendersi. Sì, io non mollo mai e vietato di non ce la faccio. Qual è il messaggio che diamo, dai, Nicole? Voglio dare il messaggio ai ragazzi che devono imparare tanto, tanta volontà e devono far vedere chi sono ovviamente. Prima si va a scuola e poi dopo divertimento.
questo premio Carmela Borelli, ecco, nasce appunto dalla Proloco. Siete, come dire, molto soddisfatti di questa serata, per come è andata? Sì, questo premio è stato istituito nel 2002 dal mio predecessore Ettore Gallo, che sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale ha realizzato questo importante evento. Dopo diversi anni, l'ultimo evento è stato fatto il 2009, ad oggi non era mai stato più fatto, per cui per me oggi è un onore e una grande soddisfazione averlo ripreso dopo tanti anni, e credo che l'abbiamo fatto in un modo veramente importante, perché comunque abbiamo premiato un personaggio d'eccezione. Nicole rappresenta un esempio per tutti quanti noi, è un personaggio veramente un esempio per la nostra quotidianità, è qualcosa di veramente incredibile per la sua forza, determinazione, per la sua voglia di non arrendersi mai.